Buongiorno mondo! Io sono Caterina e benvenuti sul mio canale! Oggi siamo a... Gio, dove siamo? Napoli! Quindi questo video sarà mangiamo per 24 ore solo cibo napoletano! Andiamo a fare colazione! Come? Le chiavi? Dove sono? Spero mi sentiate, c'è un casino della Madonna! Comunque... Per colazione andiamo da Poppella Pasticceria a mangiare il fiocco di neve. Dovrebbe essere una cosa tradizionale. È tradizionale? È tradizionale? Ho trussato il signore. Trussato? Non lo so se si dice. Non si dice? In italiano trussare. Cos'è che mi hai chiesto? Se il fiocco di neve è tradizionale. Allora, la neve a Napoli so che non c'è. No. Però penso di sì. Napoletana? Poppella. Ah, è vero. Adesso andiamo a chiedere a quelli di Poppella se il fiocco di neve è tradizionale per la colazione. Giorgia è quella del gruppo che sta da sola perché cammina troppo veloce. Ci siamo. Siamo il numero 10. Ne manca uno. Ah, sarà buono. È buono? Il fiocco di neve? È buono? È buonissimo, lo voglio dire. È tradizionale? Sì, è la nostra specialità. Ok, allora ne prendiamo due. Sono 3 euro. Ci siamo. Loro l'hanno già assaggiato, voto? 10. Tu al pistacchio? 10 anche al pistacchio. 10. 10. Ma se non mi piace faccio una figuraccia. Ah! Non l'ho mai mangiato. Mazzo che soffice! Buono! Lo amo! Un passo proprio della... L'ha equilibrato bene, perché se fosse troppo cremoso non sarebbe così. Così buono. Avevo paura che la panna non mi piaceva. Invece è buono. Voto 10. Ora però abbiamo bisogno di un caffè. Accompagnato un altro pasticcino, giustamente. Ah, menta. Perché ho fatto quello e poi metto la pistacchia. Cin cin. Ora di pranzo, pizza! Pizza, direi che per pranzo una bella pizza napoletana sia la scelta giusta lungo il mare napoletano. Com'è che si chiama il mare? Cioè, no, questa costa. Mergellina. No, lungo lago di Mergellina? Lungo lago? Lungo lago. Bene così. Siamo sul lungo lago di Mergellina. Beh, andiamo a mangiarci una bella pizza. Yeah. Dove non si sa. Però l'importante è che sia napoletana. Dove ci porta il cuore? Dove ci porta il corazon? Corazon. Abbiamo optato per Enrico Porzio, senza la N. Enrico Porzio. Prendiamo un fritto napoletano, perché è 24 ore mangiando napoletano, quindi andiamo per il fritto napoletano che ha il croquet, l'arancino, ma non è napoletano l'arancino. C'è anche quello napoletano. È vero? Sì. Ah. Zeppolina, frittatina e patatine. E come pizza io margherita. Tu? Io quella con i pomodorini, però bianca più buona. Con i datterini del Vesuvio? Sì, che escono da lì. La terrona. È vero. Una vera terrona lei. Io la margherita. Doppia margherita per noi. Aspettiamo che arrivi e vi facciamo vedere te. È arrivato l'antipasto napoletano. Questo pasta. Cos'è? Non è pasta. Un arancino di pasta a Napoli. Così? Buono. Arancino di pasta si fanno. Sembra pasta. È buono? Ma sono toccato di patate. Ah, com'è? Buono. E il tuo? Il tuo? Cos'è? Cos'è? La zeppola, è buona? Quella buona con il prosciutto crudo. E quindi il mio può essere sia un croquet che l'arancino? Vabbè, assaggiamo. Tu è diverso. Prima. Non è mio, non è arancino. Non so. Il mio è arancino. Col riso. Buono. Io ora assaggio quello con la pasta. Buono, è cremoso. Non so cosa sia, ma è buono. Ma io
magari arancino di pasta. Buono. Zeppola. Ci voleva il prosciutto crudo. Buona. Buona, unta, bella untuosa. E questo è crocche di patate. No, sì. Mica salata. Buono, cremosissimo. Quello che mi è piaciuto di meno è il crocchè. Ah, allora non lo voglio. No. Mi è piaciuto un sacco. Ma perché gli altri hanno sapori belli. Sì, la patata. Quella è patata. Però è buono. Ora aspettiamo le pizze. Deliziosa, l'amo. Buonissima. Molto dieci. L'amo. Poi, la verità. Buonissima, se venite a Napoli, Enrico Porzio. Non mi hanno pagata, giuro. Magari, pranzo gratis. Ma magari. Allora, visto che c'è bene o male ovunque a Napoli, direi che ora, dopo la pizza che ci siamo mangiate, dobbiamo digerire con... come si chiamava? Limonata a cosce aperte. Con la limonata a cosce aperte, che è tipo la spremuta di limoni con acqua frizzante e poi ci buttano dentro il bicarbonato e ti sale su tutto nel naso. Proviamoci, è una sottospecie di merenda e vediamo come va. Sei pronta? Sì, pronta ad affrontare questa sfida. Sì, dai, però. Ma rischia la vita con questa roba? Aspetta, ci devi fare un tutorial. Allora, acqua, limone naturale. Ok. E bicarbonato. E cosa, mai c'è questa tradizione? È per digerire. La pizza che ti sei mangiata. Questa è la merenda. Ma noi li facciamo a due. E dico, alza più vicino alle labbra. Bicchiere più vicino alle labbra. Vai, 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 ora. Bicchiere più vicino alle labbra. Vai, 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 ora. Tocca a te. Vai, ora. Vai, ora, vai, vai, vai. Giù, 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 giù. Ma siamo a Napoli. Non è un kebab napoletano. Però è un kebab. È un kebab di Napoli. Portiamo via. Sì. Grazie. Grazie. È un kebab a Napoli. Quindi è un kebab di Napoli. Tu stai truffando i tuoi follower. No, no, no. Si può dire su YouTube? Truffare? No, non dire. Tu stai mentendo i tuoi follower. No, lo sto facendo vedere che mangio il kebab distorcendo a Napoli la realtà. Clickbait, dici tu? Clickbait. Catalina Sousa è una bugiarda. No, no. Com'è il kebab napoletano? Molto napoletano, buono. Si sente buono. Napoli. Si sente che... buon appetito. Buon appetito. Mangio subito. Buon appetito dalla cena takeaway. Perché eravamo al concerto di Flor e non abbiamo potuto mangiare prima, quindi... che babba a luna del mattino è la nostra cena. Non era aperto il Charme Shake? No, era aperto il Charme Shake. Era nell'angolo, non lo vedevo. No. Peccato. Ok, sono tornata a casa mia, non sono
più a Napoli, ma mi sono resa conto che effettivamente la fine del video è caotica e poi non ho fatto neanche la chiusura, quindi sono qua per farla ora. Video mangiando 24 ore cibo napoletano. L'idea era quella, solo che verso la sera dovevamo andare appunto a un concerto. Io sono stata 24 ore a Napoli. 24 ore a Napoli, questo perché effettivamente io sono stata soltanto il giorno di sabato a Napoli, poi sono tornata a casa mia e siamo andate io e le mie amiche a Napoli per il concerto. Ok, ora, quando ci siamo preparate e siamo uscite di casa, l'idea era di andare da con Mollica o senza, perché non ci sono mai stata e siccome siamo a Napoli stiamo facendo le 24 ore mangiando solo cibo napoletano, una bella cena con un paninozzo pre-concerto era mua. Il problema è che quando siamo uscite ci siamo rese conto che non ce l'avremmo fatta, quindi siamo andate verso il concerto e quando siamo arrivati c'erano, vi giuro, 700 metri, quasi un chilometro di coda per entrare dentro al concerto. Quindi noi alle 7 di sera ci siamo messe in fila, senza bere, senza mangiare, senza niente in fila e siamo entrate. Punto! Non abbiamo fatto in tempo a fare la cena ad un orario decente. Il concerto è finito alle 11, solo che era lontano dal centro città, era Pala Partenope e non abbiamo trovato nessun taxi, mezzo di trasporto, niente per tornare all'hotel. Alla fine della fiera siamo riusciti a trovare un taxi, ma ci ha portato in centro che erano ormai l'una e mezza del mattino. Quindi capite anche voi che mangiare cibo napoletano all'una e mezza del mattino era una cosa un po' difficile. L'unico posto che abbiamo trovato aperto era il kebab e stavamo letteralmente morendo di fame. Vi giuro, e di sete, soprattutto di sete più che di fame. Quindi il video di 24 ore mangiando solo cibo napoletano si è concluso con io, Giulia, Giorgia e Silvia affamate, stanche, devastate dall'intera giornata a mangiare un bel kebab. Però, raga, cioè, il kebab era napoletano, è stato fatto sul territorio di Napoli, quindi per me è valido. Non potete dire che non è valido, perché io ero a Napoli a mangiare il cibo di Napoli e anche se il kebab non è originario di Napoli, è stato assemblato a Napoli. Tutto questo per darvi una breve spiegazione e per salutarvi, perché non vi ho salutato. Quindi, il video finisce qua, io vi mando tanti 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 bacioni. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e commentate se siete arrivati fino alla fine di questo video con... A questo punto direi di commentare con kebab, perché... Commentate con kebab. Io vi mando tanti tanti bacioni e ci vediamo al prossimo video. Ciao amori!